In bici, a cavallo o passeggiando tra i luoghi della Tuscia che hanno ispirato il grande cinema italiano. I paesaggi narrati da Goethe in Viaggio in Italia e gli scorci che hanno ispirato Pirandello per il Rondone e Rondinella. L'Italia di Dante a 700 anni dalla morte e poi ancora i set scelti da Monicelli e Comencini, Sorrentino e George Clooney. Oltre 300 chilometri di cinema, arte, mitologia e letteratura. Sono gli studios a cielo aperto della Tuscia. La Tuscia Viterbese è stata presa in passato, ma anche nel recentissimo passato, come sfondo, come palcoscenico naturale di alcune importantissime pellicole cinematografiche. Ricordiamo i grandi classici italiani del secondo dopoguerra, ma anche recentemente molti successi internazionali sono stati girati con lo sfondo della Tuscia Viterbese, prendendo riferimento sia ai nostri patrimoni naturalistici, ma anche alcuni elementi storici e artistici estremamente importanti del nostro territorio. Una collezione di 30 itinerari rilanciati dalla Camera di Commercio di Viterbo con il progetto Tuscia Sport and Leisure per riscoprire il turismo sportivo e green, sostenibile e lento, percorrendo anche le location dei grandi set naturalistici e storici di film d'autore come l'Armata Brancaleone di Mario Monicelli, il Pinocchio di Luigi Comencini, il Vigile di Luigi Zampa e la Strada di Federico Fellini. O di serie TV e colossal, tra cui Catch 22 con George Clooney, The Young Pope di Paolo Sorrentino e il successo internazionale I Medici, che hanno scelto come set Villa Lante, Sutri e Viterbo. Questa varietà di paesaggi, di epoche storiche anche, non è passata inosservata senza dubbio al cinema, a Cinecittà e non solo. Qui, per esempio, a Viterbo fu girato Il Vigile con Alberto Sordi, e famosissime le cascate di Chia, dove Pierpaolo Pasolini individuò il Giordano per il Vangelo secondo Matteo. Tutto il Vangelo secondo Matteo è girato a Matera, tranne una scena, quella del battesimo di Cristo. E in quell'occasione, appunto, in cui girò proprio a Chia il battesimo di Cristo nel Vangelo secondo Matteo, Pasolini vide una torre del 1200, se ne innamorò e arrivò ad acquistarla, ma poi anche Tuscania con Uccellacci Uccellini e Monicelli con la mitica Armata Brancaleone, girata dall'Acqua Rossa a Vitorchiano e così via. Tutto il territorio della Tuscia è un grande set cinematografico a disposizione dei registi di tutto il mondo. Non solo cinema però, viaggiando nel tempo e nello spazio, tra i percorsi da scoprire c'è poi il sentiero che conduce dal borgo di Vitorchiano, con l'unico Moai esistente fuori dall'isola di Pasqua, fino a Bomarzo, attraversando il monumento naturale di Corviano, le cascate del Martelluzzo, la riserva naturale Monte Casoli e il Parco dei Mostri. Oppure si può procedere da Soriano nel Cimino a cura di Vetralla, attraverso la Faggeta, recentemente diventata patrimonio UNESCO. E ancora, tra Veiano e Blera, ecco il Ponte del Diavolo, mentre il percorso dei castelli regala panorami mozzafiato con luoghi suggestivi come il Borgo Fantasma di Celleno e il Paese delle Favole di Sant'Angelo di Roccalvece. Per gli amanti d'archeologia, da non perdere il Parco Marturanum e la Valle del Tevere.